Amici di motorsport.com, buongiorno. Come potete vedere, oggi abbiamo in nostra compagnia un ospite veramente di altissimo livello, perché è con noi Maverick Viñales, pilota di MotoGP che non ha di certo bisogno della mia presentazione, quindi non faccio altro ciao. Che ringraziarti e salutarti, Maverick. Niente, ciao a voi. Allora, come stai vivendo questo periodo di isolamento forzato a cui ci sta obbligando il coronavirus? Difficile, è difficile perché di solito non sono abituato a restare in casa, quindi per me è molto noioso. Però ho la fortuna che ho la bici qua, gioco un po' alla PlayStation e soprattutto i giorni passano più veloce. Tra l'altro con la PlayStation ti abbiamo visto presentarti nella gara con i tuoi colleghi, ma comunque è andata abbastanza bene, hai fatto due podi. Sì, sono contento perché abbiamo migliorato tanto dalla prima gara alla seconda, ma è bello vedere che per un certo tempo possiamo essere tutti insieme e possiamo fare anche sorridere dei fans. Anche perché nell'ultima gara, quella che avete fatto in Austria, se non scivolavi la curva 4 forse la vincevi anche. Possibilmente sì, ma è così, è veramente difficile quel gioco lì, quindi ho messo delle ore qua in casa, ma è sempre molto difficile. Noi come gruppo abbiamo lanciato un hashtag che è torneremo a guidare. Cosa sarà la prima cosa che guiderai quando ti sarà possibile? Secondo me la R1 che ho qua per i miei allenamenti, quindi quella sarà la prima moto che guiderò. Tra parentesi, durante gli allenamenti avevi avuto anche un piccolo infortunio poco tempo fa. Come stai adesso? È tutto risolto? Sì, molto meglio. La verità è che ha guarito molto veloce, quindi sono rimasto abbastanza contento. Però comunque la caduta è stata brutta e per un tempo ho avuto di fermarmi. Per 2 settimane, quindi un po' abbiamo perso, ma secondo me mi trovo bene e c'è tempo di prepararsi fisicamente e di tornare a essere al massimo. Tu forse sei uno di quelli che, tra virgolette, potremmo dire è stato più sfortunato che si sia fermato tutto, perché eri veramente in palla quando stava per cominciare la stagione. Sì, adesso è difficile da dire perché alla fine ho avuto questo infortunio qua, quindi non so se sia stato infortunato o ho avuto fortuna, perché alla fine mi sarebbe stato molto difficile di guidare la moto con questa piccola fissura. Ah, ho capito. Però c'è da dire che venivi da un inverno in cui non dico che ti davamo tutti per favorito, però quasi. Sì, ma quello rimane perché alla fine la moto è la stessa, quindi non hanno lavorato di più. Noi abbiamo fatto bene il homework, quindi rimasto molto calmo e soprattutto molto contento da quel lavoro che abbiamo fatto. C'è qualcosa ancora secondo te che bisogna migliorare sulla M1 o già con questo pacchetto secondo te si può cominciare a dare realmente fastidio a Mark? Sempre si deve migliorare. Io penso che ancora dobbiamo fare qualche passo in avanti, soprattutto alla partenza, ai primi giri, ma l'abbiamo migliorato abbastanza questo inverno, quindi dobbiamo aspettare la prima gara per sapere di più. Però mi sembra che tu avessi parlato in maniera abbastanza positiva del dispositivo All Shot che avete introdotto anche voi. Ti aiuta in partenza? Sì, per me ha migliorato tanto e anche mi dà la sicurezza che partirò bene, quindi quello è super importante. Poi c'è stata un'altra cosa molto importante nel corso dell'inverno, il tuo rinnovo con la Yamaha. Tutti ti davano praticamente vicinissimo alla Ducati e invece è arrivato questo rinnovo con la Yamaha che di fatto ti ha messo al centro del progetto. Penso che questo sia molto importante per te. Sì, soprattutto perché è diventato veramente una confidenza molto buona con Yamaha, è quello che mi mancava l'anno scorso, no? Avere la fiducia e avere la certezza che loro mi tienono e mi tienono al 100%, quindi molto contento soprattutto per l'opportunità di,
di essere con Yamaha 2 anni in più e soprattutto l'opportunità di lottare, no? per vincere il mondiale, che quello è il più importante. L'anno prossimo cambierai anche compagno di squadra e sarà sempre un compagno di squadra scomodo, perché comunque passi da una leggenda come Valentino a una stella nascente come Fabio. Alla fine io penso che è sempre positivo, perché ti fa andare di più, quindi non ti fa mettere comodo, ti fa ogni giorno andare più forte, e quello va bene per noi, vogliamo questa cosa qua. Ho visto un'intervista di qualche giorno fa che dicevi proprio che ti piacerebbe fare un bel duello in pista con Fabio. Sì, la verità è che sì, perché non abbiamo avuto l'opportunità quest'anno, perché alla fine non sono arrivato abbastanza vicino per farlo. Così come un po' ti manca un duello in pista con Mark, perché alla fine quando siete davanti tutti e due spesso vinci tu, ma lo stacchi, non arrivate a lottare fino alla fine. Sì, io penso che quest'anno ci andrà la lotta e sarà bello da vedere, no? Perché alla fine sicuramente noi due nessuno darà quello di perdere, no? Noi sempre vogliamo vincere, no? E questo è il nostro carattere, quindi sarà bello. E Mark, pensi che, insomma, sta Honda che sembra che ha avuto delle difficoltà, lui che non è a posto, alla fine sarà sempre lui quello che tutti dovrete fare la gara per battere? Sì, io penso di sì, perché alla fine lui è parte come favorito e ci ha visto, no? Che sempre c'è lì, quindi secondo me è l'uomo a battere. La Ducati invece secondo te è un po' in difficoltà o si sono un po' nascosti? Perché sul passo gara non erano così malaccio in Qatar. Per me hanno nascosti un po', perché dopo, guardando il passo di gara che aveva Dovi con le gomme usate, era molto buono, era molto molto vicino a quello di noi, quindi secondo me saranno lì. Non ho dubbio che la Ducati va bene. E secondo te Vale cosa farà? Continuerà? Speriamo di sì, perché è sempre molto bello guidare contro di lui. Per me è sempre una motivazione extra. Parlando invece sempre di questa stagione, c'è una squadra che tu conosci bene, perché è quella che ti ha lanciato, che sta venendo su. Pensi che la Suzuki con Rins e anche Mir, che è cresciuto molto, possa essere una minaccia in questa stagione? Assolutamente sì. Loro stanno facendo un lavoro tranquillo, ma sempre in avanti. Quindi questo inverno ho stato anche prendendo un occhio a come andava la Suzuki e veramente andava forte. Quindi mai si sa, ma noi dobbiamo lottare dalla prima gara fino all'ultima. E con questo calendario che non si sa bene dove si andrà a correre, quando, secondo te è un fattore che può incidere? Perché comunque sappiamo che le moto, ci sono alcune moto che prediligono alcune piste e altre moto che ne prediligono altre. È chiaro che se spariscono certe gare dal calendario può cambiare un po' le cose, le carte in tavola. Sì, è difficile da sapere, ma io spero che cominciamo il prima possibile il campionato e possiamo andare più di 10 gare, che quello sarà molto importante, perché alla fine ti dà un margine di errore. Non lo so quando comincerà, ma noi saremo pronti. Ma se ci dovesse essere veramente un calendario con due triplette in 7 settimane... cosa ne pensi? Non è un po' troppo bello, rischioso nella fase finale della stagione? Sì, è sempre rischioso, ma anche si può sfruttare tanto. Quindi a me piace quando facciamo gara tra gara, perché alla fine mi sento molto più forte. Quindi per me va bene, è una bella notizia. No, poi soprattutto ho visto sempre in un'altra intervista che avevi sottolineato il fatto che tu sei uno che tende a finire l'anno in crescendo, quindi se ci sono tante gare alla fine andrò bene. Può essere sicuramente positivo. C'è qualcuno che secondo te può essere
un outsider, una rivelazione in questa stagione, o è presto per dirlo? Non lo so, non sono guardato molto. Quello che so è che Franco è andato molto forte, soprattutto sul test de Qatar, quindi sicuramente lui anche starà lì davanti. Ma il resto non lo so, è difficile da dire, perché alla fine mi sono fissato molto a me stesso e non ho guardato tanti tempi. Hai citato Franco, ma la sua moto, che è leggermente diversa dalla vostra, può anche essere utilizzata come laboratorio per provare soluzioni nuove? O... Non lo so, difficile da dire, perché non lo so. Alla fine non lo so se Yamaha vuole provare o no con il team Petronas. Ancora no, non abbiamo parlato, neanche sappiamo. Sì che portano la moto full factory come la nostra, e dopo vediamo. No, per il momento non lo so. Anche perché poi quest'anno avete aggiunto alla squadra un collaudatore di un certo livello, e so che tu sei molto contento dell'arrivo di Lorenzo. Sì, per me andrà bene, perché alla fine per noi soprattutto ci lascia fare quello che dobbiamo fare sul weekend. Non dobbiamo provare dei pezzi nuovi, o soprattutto perdere giri con quella moto che abbiamo. Quindi sarà bello da vedere Lorenzo anche su un weekend di gara, perché può testare tutte le pezzi nuove quando è il momento. Parlando invece un po' del futuro, tra le cose di cui si sta parlando come opzione per provare a ridurre i costi, c'è quella magari di avere una moto sola nel box. Dal punto di vista del pilota, come la vedi questa cosa? Difficile, molto difficile, perché è molto facile fare un errore, soprattutto al qualifying o così. E in questo momento partire undicesimo o dodicesimo alla MotoGP praticamente... E la gara è perduta, quindi sarà difficile, sarà difficile da fare solo con una moto, anche non hai tanto tempo di provare, ma se è così, alla fine sarà così, e noi dobbiamo provare di capire come fare con una moto sola. Comunque ti posso dire che ho intervistato Maio qualche giorno fa, e anche lui non è molto convinto come te che sia la soluzione quella lì. È che è molto difficile, perché... Se hai una caduta, se hai sbagliato del setup, non puoi tornare indietro, perché alla fine dipende che cosa cambi sulla moto, tieni mezz'ora, quindi sarà complicato. Un'altra delle opzioni di cui si è parlato per la ripartenza è quella magari di fare due gare nello stesso weekend. Quello cosa mi piace. Ne pensi? Ti piacerebbe? Quello mi piace, una forma diversa di fare il weekend di gara. Ma ti piacerebbe di più farne una sabato e una domenica, o addirittura tutte e due domenica? Non lo so, sicuramente una sabato e un'altra domenica, perché dobbiamo fare un rest. Magari immagino che se fate due gare saranno più corte rispetto un po' tipo la Superbike, che sono leggermente più corte delle vostre. Sì, loro fanno tre gare, fanno. Quindi non lo so, veramente... Può passare di tutto quest'anno. L'importante è che si parta, però prima sì, o poi. Quello è l'importante, che si parta. Dove e come non lo so, ma che si parta. Anche perché appunto tu immagino che parti con l'ambizione, magari non l'abbiamo ancora detto, ma è abbastanza chiara quest'anno. Sì, io parto con un obiettivo molto molto chiaro, e anche tutta la squadra. Quindi noi siamo convinti, e soprattutto vogliamo che tutto torna alla normalità e possiamo fare delle gare, perché alla fine sentiamo che siamo pronti, e quello è il fatto più importante dalla motivazione che abbiamo. Ma dimmi una cosa, c'è stato veramente un momento in cui avevi un interesse per provare l'esperienza in Ducati, o erano voci? No, sì, io avevo soprattutto alla mia testa, perché alla fine ho un rapporto molto buono con i capi della Ducati, con Davide anche, quindi alla fine ho pensato anche una moto che secondo me si adatterebbe abbastanza bene al mio stile di guida.
però avevo l'opportunità, soprattutto per quest'anno, l'ho fatto per quest'anno perché quest'anno non posso fare delle gare come l'anno scorso, come il 2018, perché alla fine è un obiettivo e non lo so se avevo fatto quest'anno allo stesso livello se andrei via di Yamaha. La Ducati pensi che sia adatta a te perché è una moto che ti permette di staccare molto forte, sì, so che tu sì. hai chiesto di lavorare sul freno motore proprio sì. per quello. Sì, no, alla fine ho dato qualche giro, no, dietro ad una Ducati, soprattutto in gara e sugli allenamenti, quindi mi sembra una moto abbastanza completa e soprattutto a quel fatto lì, che possano staccare molto tardi e fermarci alla curva, che quest'anno è la cosa che ci ha mancato. Però sicuramente non ha la velocità di percorrenza che ha la tua M1. No, quello è vero. Ma quest'anno siete, parlando sempre con Maio, diceva che almeno riuscite a tenere la scia bene con la moto nuova e quindi è più facile provare ad approcciare un sorpasso, che so che era uno dei problemi che dicevi tu l'anno scorso. Sì, quest'anno ho provato ad andare sulla scia di diverse moto e diverse, tanto la Honda come la Ducati, e non sono rimasto sorpreso, quindi ci possiamo tenere lì, che è il più importante, no? Soprattutto per preparare un buon sorpasso. Che direi che è importante sempre riuscire a sorpassare in gara, perché... Molto, perché erano delle gare che avevamo soprattutto un ritmo di gara molto buono, ma non riuscivo a passare, quindi non potevo fare di più. Che è un po' sempre legato anche al problema che avevate magari un po' in partenza, sì, per non riuscire a partire bene, poi di fatto comprometteva la gara, perché poi tu sei uno che normalmente nel finale della gara sei sempre uno dei più veloci in pista. Sì, io penso che quest'anno abbiamo migliorato molto su quell'aspetto lì, perché alla fine era dei punti a migliorare. È chiaro che il chassis della nostra moto va molto bene, è facile da guidare, è facile di portare al limite, ma avevamo qualche handicap soprattutto alla partenza, quindi era il primo punto a lavorare. Secondo me Yamaha ha risposto in modo giusto e molto positivo. La Ducati, il dispositivo quello lì dell'all shot, adesso sembra che lo riesca a usare anche con la moto in movimento. Sì, secondo te può essere una cosa da valutare anche per voi per il futuro? Ho visto soprattutto andando dietro di Miller, perché ho fatto qualche giro con lui a Malesia, ho visto che sul rettilineo la moto andava giù, quindi loro hanno Gigi che è veramente incredibile. Bene Maverick, sei stato veramente gentilissimo. Un piacere. E ti ringrazio tantissimo. E amici di motorsport.com, invece a voi vi invito a commentare qui sotto e buona giornata a tutti. Grazie, ciao. Ciao.